Eccoci di nuovo in compagnia di chi ci segue con le dirette streaming. Quinta conversazione, questa volta facciamo questa chiacchierata insieme a Don Massimo Angelelli, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto. Buon pomeriggio a te, Francesca, e a tutti. Grazie mille, Don Massimo. E prima di tutto, come sta? Bene, diciamo bene, insomma, questo tempo non è stato facile per nessuno. Anche noi qui in Conferenza Episcopale Italiana abbiamo vissuto il nostro lockdown. Siamo stati oltre 50 giorni in struttura e piano piano abbiamo iniziato a riprendere le normali, quasi normali attività. Abbiamo sempre lavorato da remoto, siamo stati sempre molto impegnati, però bene, bene. Insomma, siamo finalmente entrati in questa fase 2, ma prima di parlare di questa fase 2 dobbiamo partire invece dall'avvenimento di oggi, che è stato firmato finalmente questo protocollo che era stato tanto, tanto atteso e tanto discusso per riaprire le celebrazioni al popolo il 18 maggio prossimo. Un protocollo però che racchiude anche tanti diciamo, punti importanti da ricordare, da seguire, e per i parroci, insomma, i celebranti di tutta Italia. Ne vogliamo parlare? Sì, questo protocollo è frutto di un lavoro di mediazione fatto con il governo, è stato proprio firmato oggi alla presenza non solo dell'autorità di governo, ma anche della CEI. La firma sotto il protocollo è del cardinale presidente, il cardinale Bassetti, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e è un lavoro frutto di una, come dire, mediazione attenta, che doveva avere due cardini che dovevano trovare un punto di congiunzione, diciamo. Da una parte la tutela della salute, che credo sia evidente a tutti quanti noi essere un bene da tutelare in alcun modo, soprattutto in questo tempo di pandemia. Dobbiamo sottolineare che l'inizio della fase 2 non è la fine della fase pandemica, è una fase di transizione che speriamo ci porti quanto prima a una riduzione drastica della diffusione del virus e in qualche modo renda la nostra vita un po' più sicura. Dall'altra parte c'era l'esigenza della libertà di culto dei nostri cittadini, dei nostri credenti, ma non solo dei cattolici, di tutti i credenti nelle varie fedi, di poter tornare a vivere e ad abitare i luoghi di culto. Queste due esigenze, la tutela della salute e il vissuto della libertà di culto, hanno dovuto camminare insieme fino ad incontrarsi in questo protocollo. Perché, come sappiamo, nella prima fase di questa esperienza pandemica, l'unico modo possibile per frenare la diffusione del virus era quello di stare distanti, di incontrarsi il meno possibile, fino alla decisione drastica, ormai di diverse settimane fa, di rimanere tutti in casa. Questa è stata una decisione difficile perché ci privava di tante libertà, non solo quella di culto, ma anche di tante libertà, in fondo garantite dalla Costituzione, che abbiamo accettato di sospendere temporaneamente, ma poi nemmeno in tutti i luoghi e in tutti i modi ugualmente, abbiamo accettato di sospendere perché eravamo tutti quanti a rischio. C'era il rischio che la diffusione del virus diventasse veramente totale. E credo che in questo ci sia una differenza fondamentale tra le esperienze delle diverse regioni in Italia, le esperienze delle regioni del nord, della fascia Piemonte, Lombardia, Veneto e anche Emilia, che hanno vissuto in maniera drammatica questa vicenda pandemica, contando tanti morti, contando il dolore di vivere in questa situazione. Ricordiamo i numeri che non sono, come dire, che sono significativi. 30.000 persone sono decedute in questi 55-56 giorni di diffusione del virus e le regioni del nord hanno pagato il prezzo più alto. Le regioni del centro-sud sono state parzialmente
risparmiate da questa diffusione, perché l'effetto chiusura ha contenuto, in qualche modo ha limitato la diffusione. Ecco, in questo è saltato anche il nostro modo abituale di poter vivere la fede, che era quello di raccoglierci in assemblea all'interno delle chiese, celebrare insieme l'Eucarestia e poterci ritrovare come comunità. Abbiamo accettato di sospenderlo perché era l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Mi piace anche però ricordare che una certa informazione ha confuso un po' le idee. Non è che abbiamo chiuso le chiese. Le chiese sono state normalmente aperte, eccetto alcune zone d'Italia dove, appunto, per ragioni di sicurezza si è dovuto decidere la chiusura, ma normalmente le chiese non aperte. Non è stato mai impedito, nemmeno dalle determinazioni governative, di poter accedere per un momento di preghiera in chiesa, se non in un certo momento in cui c'era la massima espansione del virus e ci è stato chiesto di rimanere inevitabilmente a casa senza nessuna possibilità. Ma nella prima fase e in questa seconda fase, basta verificare le domande frequenti che sono sul sito del Ministero, c'era scritto chiaramente che ci si poteva anche fermare in chiesa. Quindi non è stata sospesa la possibilità di vivere la fede, tantomeno è stata sospesa la libertà di culto, tantomeno i sacerdoti hanno smesso di celebrare le messe. Questa è un'altra percezione che forse c'è stata a livello di grande comunicazione, ma non ne trova fondamento. I sacerdoti hanno continuato a celebrare quotidianamente, in assenza di popolo, l'Eucarestia, per il popolo di Dio, anche senza il popolo di Dio, e questa dimensione ministeriale e sacerdotale non è mai mancata. Ora ci viene detto che grazie, diciamo, alla riduzione dei contagi, grazie al contenimento che è stato fatto, dal 18 maggio possiamo con alcune attenzioni tornare a celebrare le nostre messe con il popolo. Ecco, questa riapertura che appunto è in questa fase 2, giustamente lei, Don Massimo, ha fatto un riferimento, cioè la pandemia non è completamente finita, insomma, bisogna anzi adesso fare affidamento al buon senso, no? Anche dei fedeli, perché dicevamo, in questo protocollo ci sono delle misure importanti, no? Le distanze, l'utilizzo di mascherine, di guanti, ma soprattutto anche la sanificazione. Secondo lei, la sanificazione chiaramente dei luoghi di culto, secondo lei quindi sono pronti in questo caso i parroci a attuare tutto questo? Che percezione ha? Le indicazioni che sono state date nel protocollo sono sostenibili, nel senso che con un po' di organizzazione, con anche un po' di consulenza, in questo gli uffici della CEI sono sempre stati a disposizione, abbiamo più o meno una decina di giorni per organizzare alcuni piccoli accorgimenti, fondamentalmente mantenere sempre il distanziamento, quindi nelle nostre chiese sui banchi ci saranno dei posti che possiamo occupare, altri no, e quindi ci sarà un numero ridotto di posti all'interno delle chiese. È anche vero che nelle nostre chiese in genere sono piuttosto ampie, quindi sarà possibile comunque accogliere un numero sufficiente di fedeli. L'altra dimensione fondamentale è l'accesso con criteri di attenzione, quindi la mascherina, quindi gli igienizzanti per le mani, i gel che servono per disinfettare le mani, e l'altra cosa che è stata richiesta ancora ai sacerdoti, quella di poter igienizzare le superfici con cui vengono a contatto le persone, quindi per intenderci banchi e altre superfici. Diciamo che sono quelle condizioni minime per garantire che in un luogo chiuso ci possa essere un numero di persone abbastanza ampio, non pochi fedeli, ma in base alle dimensioni della chiesa. Quindi diciamo che il parametro di riferimento, grosso modo, la superficie rispetto all'ampiezza della chiesa. I parroci possono determinare, calcolando più o meno la distanza sempre superiore a un metro di un fedele da un altro, quante persone possono entrare in chiesa. Questo è un elemento fondamentale.
Però quello che insomma io volevo sapere era anche se voi state dando una mano e un supporto anche da questo punto di vista, no? Dal punto di vista delle mascherine, dei guanti, dei prodotti, perché immagino che insomma non tutti sono pronti, non tutti sono preparati. C'è un aiuto concreto da parte Sì, della CEI? cioè, tutte le diocesi hanno disponibilità nei nostri uffici anche nella fase di forte epidemia. Noi non abbiamo mai smesso di supportare, per esempio, Caritas e altre realtà che erano molto, molto esposte nella ricerca, per esempio, di presidi, dove trovare le mascherine, i guanti, gli igienizzanti. Abbiamo creato anche dei canali appositi con dei fornitori industriali dove magari certe volte la singola struttura non sarebbe riuscita ad intercettare questa disponibilità. L'altra attenzione che abbiamo avuto è stata quella di evitare che ci fosse una speculazione sui prezzi, perché un altro grosso rischio era anche questo, cioè che approfittando un po' di situazioni qualcuno potesse vendere presidi a un prezzo eccessivo. Adesso il governo ha posto dei meccanismi per calmierare il mercato, quindi adesso è più facile, ma nella fase iniziale, nella punta pandemica, diciamo di massima diffusione, ci sono, temo, stati anche qualche episodio poco piacevole di vendite a prezzi eccessivi, sicuramente, insomma. Ecco, siamo arrivati, abbiamo detto, in questa fase 2, sono stati 2 mesi, 55 giorni per l'esattezza, diciamo, molto intensi. Ecco, personalmente come li ha vissuti? Posso saperlo? Ah, personalmente diciamo che ho attraversato diverse fasi, mettiamola così. Essendo il direttore nazionale per la pastorale della salute, la prima fase è stata molto critica, nel senso che al mio ufficio afferiscono anche tante strutture sanitarie cattoliche, tante realtà, e la fase iniziale è stata anche molto difficile da interpretare. Credo che tutti ricorderanno i vari decreti che uscivano quasi tutti i giorni, quindi ogni parola che veniva decretata in qualche modo doveva essere interpretata ed applicata. Noi abbiamo diverse filiere di lavoro, la principale è sicuramente quella delle strutture sanitarie cattoliche, la seconda è quella delle strutture socio-sanitarie cattoliche e la terza è di quelle socio-assistenziali. E devo anche registrare sinceramente che nella prima fase, quella più emergenziale, il governo si è concentrato molto sulle strutture statali, ma quelle private che svolgono una funzione sussidiaria sono state meno curate e meno seguite. Ci sono stati alcuni giorni per alcune strutture sanitarie cattoliche, era anche molto difficile reperire i cosiddetti DPI, DPI, dispositivi di protezione individuale. Quindi noi abbiamo supportato tutta questa grande filiera perché non è stato facile. Quindi c'è stata una fase emergenziale anche molto convulsa, che ha richiesto tante ore di lavoro per cercare di capire che cosa stava accadendo. Insieme a questa, come scusa? Non ha staccato mai, lavorava sempre in continuazione, immagino. Diciamo che si dormiva poco, questo posso dirlo, insomma. Poi lavorando qui all'interno delle nostre abitazioni, qui in CEI, come si dice, molto casa e bottega, perché eravamo davanti al computer, per tante ore al giorno. Dall'altra parte c'è stato tutto anche il grande mondo dei cappellani sanitari, i cappellani ospedalieri, tutti i sacerdoti, che sono negli ospedali italiani, oltre 1200 sacerdoti sono presenti negli ospedali. E quindi anche loro hanno dovuto capire che cosa stava accadendo. In alcune regioni hanno preso immediatamente la decisione, per esempio, di sospendere il servizio di assistenza spirituale come forma cautelativa. E lì siamo rimasti un po' male perché le persone sono state ulteriormente isolate senza nemmeno avere il conforto di un religioso, di un accompagnatore spirituale. Tanti altri sacerdoti con fratelli cappellani invece hanno potuto continuare a stare nei reparti e anche nei reparti Covid. E lì abbiamo applicato quello che il Papa un giorno suggerì, un po' di fantasia pastorale in qualche modo, e allora abbiamo inventato delle piccole nuove procedure, per esempio come poter portare la comunione in un reparto di isolamento Covid. E tanti vescovi hanno accolto una nostra proposta di
di rendere i medici e infermieri cattolici che operavano in quel reparto ministri straordinari della comunione. Quindi il sacerdote, non potendo entrare in reparto, consegnava l'eucaristia al medico o all'infermiere che in quel momento diventava ministro straordinario della comunione all'interno di quel reparto e poteva portare la comunione al malato che era lì ricoverato. E c'è stata una buona risposta? C'è stata una buona risposta e ovviamente possiamo immaginare per un paziente che già vive questa condizione di isolamento, di paura, perché all'inizio questa patologia era anche poco studiata, non sapevamo esattamente come curarla, mentre adesso ci sono già degli studi e delle procedure un pochino più diffuse, ma all'inizio c'era anche molta paura per l'incognita. E quindi avere i conforti spirituali, poter avere i sacramenti, poter accedere all'Eucaristia era di grande consolazione. Quindi direi che una prima fase molto convulsa, molto faticosa, molto, diciamo, da prima fronte. Poi dopo, piano piano, abbiamo cominciato anche io una seconda fase di migliore organizzazione del lavoro, di più facile gestione delle richieste, e in questo, diciamo, l'attività principale è stata il sostegno alla presenza vicino ai cappellani. Da circa 11 settimane noi facciamo una riunione settimanale in web conference con oltre 100-120 cappellani e ogni settimana ci aggiorniamo su tutto. Questa è stata un po' la nostra fase 2. Ora noi siamo un po' sulla fase 3, riusciamo meglio ad organizzare il lavoro e riusciamo un po' anche a capire meglio come muoverci, come orientarci. Quindi mi sembra di capire che, insomma, è stata una risposta pronta. Tra l'altro, oltretutto, voi avete, come CEI, stanziato tantissimi fondi, prima 6 miliardi per 7 presidi, poi una cifra attorno ai 2 miliardi e 400 mila euro. A milioni, fine. Milioni in euro, non miliardi, perché non c'è l'ora. Perdonami, Mignoni. Però, ecco, quindi... Una risposta sia economica, ma mi sembra di capire anche una risposta spirituale, e adesso ci sono anche delle altre forme di sostegno, però non solo per i presidi ospedalieri, giusto? Sì, all'inizio ci siamo resi subito conto che c'era un'esigenza immediata e quindi le strutture andavano sostenute. Quindi ci sono stati anche degli aiuti economici, quelle cifre che ricordavi sono andate direttamente ad alcune strutture più esposte nel momento dell'emergenza e sono serviti per approntare quegli strumenti, quelle necessità che erano immediate, diciamo. Vi ricorderete, perché poi dobbiamo anche far memoria delle varie fasi, a un certo momento mancavano i respiratori per accompagnare la fase di cura dei pazienti, quindi anche il Santo Padre, ricordo, attraverso l'elemosineria distribuì una trentina di respiratori in varie strutture sanitarie italiane. Quindi quella prima fase convulsa ha richiesto anche un investimento economico per poter sostenere le strutture. Ora chiaramente cambierà lo scenario e noi siamo molto preoccupati, perché dopo l'emergenza sanitaria, dopo in qualche modo anche un po' il clamore mediatico, ci saranno nuovi bisogni e nuove emergenze, e siamo convinti che se riusciamo a contenere l'emergenza sanitaria non sarà così facile con l'emergenza sociale. Cioè, in altre parole, questa pandemia ha portato lo sconvolgimento della vita di tante persone che hanno il loro lavoro a rischio, tante persone che magari riuscivano ad avere una vita dignitosa perché il lavoro glielo permetteva. Se lo perdono, se hanno il posto di lavoro a rischio, passano sotto la soglia di povertà in poco tempo, e questo sappiamo che è un rischio grande, ampio e diffuso in tutta la nazione, anche a fronte dei prossimi immediati mesi estivi. Speriamo che il turismo possa ripartire, speriamo che ci siano le condizioni perché tutta la grande macchina del paese possa ripartire, ma siamo anche coscienti che non è così facile e non è così immediato.
Il prezzo di un massimo anche che ha pagato la Chiesa Cattolica Italiana è stato alto. Ricordiamo che ci sono morti 119 sacerdoti e poi anche tantissime strutture rette appunto da istituti religiosi o gestiti da istituti religiosi sono finiti appunto ecco, contagiati per questa pandemia. Via dal Covid-19. Quindi, insomma, il prezzo è stato però anche tanto alto della partecipazione della Chiesa Cattolica all'interno, insomma, di questa pandemia, di questa emergenza. Sì, il numero che citavi è stato, come dire, identificato da Avvenire perché il quotidiano è riuscito a monitorare i sacerdoti che hanno perso la vita in questo periodo, ma sappiamo esserci un numero molto, molto più alto nelle comunità religiose maschili e femminili. Quindi quando sarà possibile ricostruire un po' la situazione, i numeri saranno molto più alti. Sappiamo di alcune comunità religiose in cui sono morte anche qualche decina di suore, magari perché molto anziane e quindi più aggredibili dal virus. Il prezzo è stato alto, d'altronde la Chiesa in Italia non è qualcosa di diverso dalla società italiana e è completamente immersa nelle vicende che viviamo ogni giorno. Devo dire che quello che ha preso immediatamente piede nel cuore e nella mente di tutti era quello di essere partecipi e garanti che in qualche modo la salute della popolazione venisse difesa. D'altronde c'è anche un forte legame spirituale in tutto questo, c'è un'esigenza di coerenza tra quel comandamento dell'amore che diciamo con la bocca di voler professare, ma poi anche i nostri gesti e le nostre azioni devono essere coerenti. Se noi ci viene chiesto dal comandamento dell'amore di amare ogni nostro fratello, per amarlo in questo momento abbiamo dovuto fare la scelta di tutelare la sua salute. Forse non è stato immediatamente evidente nella percezione di tante persone, ma la realtà è che tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo cercato di fare era mosso solo ed esclusivamente dal desiderio di amare i nostri fratelli e tutto quello che è nato all'interno della Chiesa di bene. Come proposte, come un nuovo modo di vivere la fede, è stato mutuato da questo. Anche la riscoperta della dimensione familiare della fede è stata un'esperienza forte, che forse in qualche modo si era un pochettino attenuata come percezione. Il fatto che la fede andasse vissuta in chiesa, con la celebrazione magari domenicale, nell'assemblea domenicale, è un modo di esprimere la nostra fede, ma ce ne sono tanti altri. E allora abbiamo riscoperto, abbiamo avuto l'opportunità almeno di riscoprire altri momenti di preghiera all'interno della famiglia. Alcuni l'abbiamo dovuto inventare perché non potendo celebrare l'Eucaristia domenicale ci siamo raccolti in famiglia leggendo il Vangelo, pregando un momento insieme. Anche la CEI ha offerto dei sussidi per vivere la Pasqua all'interno delle famiglie. Quindi nessuno si è fermato, sicuramente questa esperienza ci ha imposto di rivedere i modi, ma non certo il desiderio della preghiera e di stare insieme. Ecco, pensando a questa fase 2, tu hai fatto riferimento prima ai cappellani all'interno delle strutture sanitarie che insomma hanno dovuto sospendere la loro attività e immagino che adesso però piano piano potranno ripartire ed essere di nuovo vicino ai malati oppure cioè, che cosa state progettando ecco, per ritornare vicino ai malati che ci sono ancora, che sono ancora all'interno dei reparti oppure alle situazioni vissute come dire, in realtà più piccole per chi è malato e per ricevere diciamo, un sostegno spirituale? Ma diciamo che l'ipotesi dei cappellani allontanati dai reparti è stata per fortuna e solo in quelle zone e quegli ospedali che erano principalmente o esclusivamente Covid. Nella maggior parte delle strutture hanno permesso la permanenza del cappellano che, seppur con restrizioni, ha continuato a svolgere il suo ruolo di accompagnamento. Mi piace ricordare che il cappellano non è all'interno degli ospedali solo per i malati, ma anche per assistere e accompagnare medici e infermieri che hanno avuto un ruolo determinante e forse
è giusto ricordare che anche loro hanno pagato un prezzo molto alto con i decessi di tanti decine medici, di infermieri che si sono trovati a fronteggiare una realtà per certi versi nuova. E quindi abbiamo proseguito anche con tanta disponibilità e generosità, per esempio tutti i venerdì nelle cappelle ospedaliere d'Italia abbiamo fatto insieme un'ora di adorazione eucaristica, anche per dare una testimonianza e un conforto spirituale a tutti quelli che stavano combattendo contro il virus. E poi l'altra grande esperienza molto molto difficile che hanno fatto i cappellani è stata quella di accompagnare i parenti delle persone decedute senza la possibilità di celebrare i funerali, senza la possibilità di un saluto dei loro cari. E tante volte il cappellano è stato quello che ha raccolto le ultime parole della persona morente e le ha consegnate alla famiglia come ricordo e testimonianza di questo passaggio, perché sappiamo tutti che era impossibile entrare in ospedale e i parenti erano tagliati fuori dai contatti e ricevevano di media una telefonata al giorno con gli aggiornamenti. E tante volte, purtroppo troppe volte, quella telefonata ha portato la peggiore delle notizie. E quindi i cappellani si sono trovati in questa situazione a reinventare un modo per accompagnare le persone, perché c'era una valenza anche spirituale, ma anche in qualche modo antropologica, nei riti di accompagnamento. Cioè, per esempio, l'ultimo saluto da dare alla persona cara, l'ultima presenza vicino al letto della persona che sta morendo, o quando dovesse avvenire il decesso, anche la cura della persona. Non è stato possibile, per esempio, nemmeno vestire i nostri cari. Cioè, c'è stato un momento veramente difficile, veramente duro, in cui le persone sono state allontanate dagli affetti, e in quei momenti i cappellani e gli accompagnatori spirituali hanno cercato di fare ponte tra le persone che stavano morendo e gli affetti che erano tagliati fuori. Quindi io sono molto grato a tantissimi confratelli che hanno dato una testimonianza eccezionale di vicinanza e di presenza negli ospedali senza risparmiarsi minimamente. E anche alcuni hanno fatto l'esperienza del contagio. Alcuni sono stati contagiati. Anche ieri eravamo in collegamento settimanale con tanti sacerdoti. Abbiamo avuto la testimonianza di Monsignor Martinelli, Paolo Martinelli, che è un vescovo ausiliare di Milano, che lui stesso è stato contagiato, per fortuna con sintomi piuttosto lievi, però ha dovuto fare i suoi 15 giorni di isolamento e superare tutta la fase critica fino a quando non hanno dato tampone negativo. Ecco, una grande testimonianza di vicinanza, questo senz'altro. Allora, Don Massimo, siamo quasi in chiusura, ma c'è una domanda, perché ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che si possono, che insomma, che ci seguono, che possono scriverci e mandare insomma le loro domande, che chiaramente insomma in quest'ultima parte ti possiamo porre, ti poniamo. Allora, Anna dice: ci può essere una soluzione jus laborista immediata che faccia lavorare meno per lavorare tutti? Quanto la Chiesa può fare per influenzare nel bene il timone politico in tal senso? La Chiesa in Italia ha un peso relativo e, come tutti, ha un grande potere di proposta. Rispetto alla prima parte della domanda, una soluzione per lavorare meno, lavorare tutti, io so che ci sono, non sono un giuslavorista ovviamente, ma ci sono tanti meccanismi di solidarietà che sono scattati all'interno delle aziende. Alcune grandi aziende, magari meglio organizzate, fin dall'inizio hanno creato le condizioni perché, con meccanismi anche di compensazione all'interno del personale, nessuno rimanesse indietro. Quindi gesti previsti dall'ordinamento, ma gesti di solidarietà all'interno del sistema aziendale. La Chiesa può proporre, ha il diritto, ma credo anche il dovere, di proporre, come tutte le istituzioni che sono presenti nel Paese. Il tema di fondo è creare le condizioni perché nessuno resti indietro. Questo è il tema di fondo. Se già noi, prima del Covid, venivamo da una situazione sociale piuttosto fragile,
in cui tante persone rischiavano di scivolare sotto la soglia della povertà, adesso è ancora più a rischio una grande parte della popolazione. E noi sappiamo che la tenuta sociale della popolazione passa principalmente anche attraverso la tenuta della famiglia. Quindi l'auspicio è che si creino, secondo i meccanismi legislativi possibili, dei meccanismi di sostegno alle famiglie e alle imprese, perché le persone possono in qualche modo trovare la forza di attraversare questa fase e ripartire con un rinnovato entusiasmo. Certo, vedo tante difficoltà, sento tante difficoltà ogni giorno, soprattutto di piccoli imprenditori e commercianti che hanno meno strumenti, forse strutture un po' più fragili, che sono veramente a rischio. Quindi è bisogno che ci siano degli interventi di sostegno rapidi che arrivino direttamente alle persone e in qualche modo li aiutino in questa fase di transizione. Poi non ci siamo scoraggiati mai, e quindi credo che anche la grande capacità dell'intraprendenza italiana farà la differenza, però bisogna avere anche gli strumenti e i contesti giuridico-sociali per poterlo fare. Penso che insomma la prova che ha dato la Conferenza Episcopale Italiana di essere vicina ai propri fedeli è stata, voglio dire, lampante sotto gli occhi di tutti, per cui speriamo che insomma voi potete continuare, no, a stare vicino a chi è in difficoltà e che questa situazione ritorni alla normalità quanto prima. Siamo veramente in chiusura, purtroppo insomma Don Massimo, io le farei tantissime altre domande, ma il nostro tempo è finito, quindi io la ringrazio e insomma poi dico insomma ai nostri radioascoltatori di continuare a seguirci anche per le prossime volte nelle nostre conversazioni. Per ora ringrazio ancora Don Massimo Angelelli della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie mille a tutti. Grazie io per l'invito e per l'ascolto di tutti, i migliori auguri di bene.